La mostra raccoglie 189 opere eseguite da 160 maestri del Novecento che la curatrice Lara Vinca Masini ha selezionato all'interno della collezione di Loriano Bertini. Bertini si è dedicato nel corso degli ultimi anni a raccogliere sculture di piccolo formato eseguite con le tecniche più varie, provenienti da tutti gli angoli del mondo. Questa mostra viene da lontano, si potrebbe dire, perché l'idea nacque alcuni anni fa in occasione dell'incontro di alcuni amici presso la Villa di Celle di Giuliano Gori. Era presente anche un importante collezionista, il signor Loriano Bertini, il quale ci descrisse la collezione che aveva raccolto nel corso degli anni è costituita da una serie di piccole sculture di grandi maestri del Novecento. Il signor Bertini dette subito la sua piena disponibilità alla esposizione della sua collezione, però poi è passato molto tempo per trovare una giusta localizzazione dove collocare le opere d'arte che costituiscono la collezione stessa. Finalmente possiamo accogliere la mostra nelle sale al piano terra del Palazzo Sozzifanti, che è immediatamente attiguo alla sede della Fondazione e che si prestano ad un'iniziativa del genere. In sostanza si tratta di uno sguardo panoramico, diciamo, su tutta la scultura del Novecento che riteniamo di grande interesse e che ci auguriamo ottenga il favore e l'apprezzamento dei visitatori. Trovano spazio nella raccolta i nomi più prestigiosi del panorama artistico del Novecento, da Modigliani a Picasso, da Léger a Botero, da Folon a Giacometti e naturalmente molti altri. L'esposizione, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, viene ospitata nel Palazzo Sozzifanti, un'elegante dimora rinascimentale disegnata da Bernardo Buontalenti. La collezione credo sia abbastanza importante, specialmente essendo una collezione privata e fatta da una persona come Loriano, che è una persona curiosa, però molto interessata all'arte, un pochino meno forse al contemporaneo, ma però insomma si comporta sempre molto bene. E devo dire, su questa collezione sono riuscita a creare un percorso facendo una storia del Novecento, diciamo. E ci sono riuscita abbastanza, tranne dei nomi importantissimi che ovviamente necessariamente mancano perché o introvabili o inarrivabili. Faccio solo il nome di Brancusi per dirne uno, no? E un pochino meno la scelta un po' si disperde un pochino meno esattamente nel contemporaneo. Però io credo che verrà fuori una mostra, non credo ce ne sia l'uguale in Italia. È una mostra che è nello stesso tempo storica e viva, interessante. Sì. Si potrebbe discutere su ciascuna opera, però voglio dire, è chiaro che lui ha dovuto anche tener conto di quello che il mercato gli offriva. E devo dire, in compenso, mi pare una bella cosa. Ecco. Il percorso è stato predisposto dalla curatrice secondo un criterio che prevede il raggruppamento delle opere esposte in base al movimento di appartenenza. Grazie alla ricchezza della collezione si viene così configurando come un autentico viaggio nelle arti figurative del secolo scorso.
si va dalle avanguardie primo novecentesche fino alla transavanguardia o all'arte post-concettuale e oltre. In un momento in cui, forse non solo in Italia, ma in Italia in particolare, e forse più a Firenze che in Pistoia, perché a Pistoia c'è un'area abbastanza buona nei confronti dell'arte, mentre a Firenze non c'è più nulla. E quindi penso che una mostra del genere sia molto importante, anche perché io non so se avete pensato anche alle proposte che hanno fatto tutti i politici. Ce n'è qualcuno che ha parlato di territorio, di paesaggio, di arte, di cultura? Quindi una mostra del genere potrebbe un po' rompere una certa situazione e dare un'immagine diversa di quello che è stato il nostro tempo. Si possono così incontrare in mostra un classico del futurismo come il Pappagallo di De Pero, un colorato giocattolo di legno realizzato negli anni della Prima Guerra Mondiale. È il periodo in cui l'artista si dedica alla costruzione di figure manichino e di marionette da utilizzare in teatro al posto degli attori. O il Cabinet Anthropomorphique di Salvador Dalí, che qui gioca surrealisticamente con una delle sue figure a cassetto. Se la donna seduta di Picasso è ormai lontana dalle soluzioni cubiste delle origini, più vicino al movimento è la figura femminile di Archipenko, un bronzo dinamico tanto astratto nell'ideazione quanto ricco di evidenti riferimenti antropomorfici. Non manca una testimonianza dadaista, qui rappresentata dall'autoritratto di Man Ray. All'ironia dadaista si contrappone la sofferenza espressionisticamente rappresentata da Barlach con la sua donna infreddolita. L'uomo si è evoluto più per degli strumenti fuori di sé che non all'interno del suo, come dire, fisico, del suo corpo. Ha creato strumenti ottici per vedere lontano, ha creato strumenti tecnici per realizzare cose, ma soprattutto si è evoluto attraverso il linguaggio e l'arte è parte fondamentale di questa evoluzione. Quindi l'arte contemporanea è sempre stata un'arte sincronica al proprio tempo e gli artisti hanno lavorato all'interno di quel clima che appunto, come dire, era un clima ampio di idee, pensieri e anche di tecnologia. Non hanno mai cercato di imitare stili del passato, ma hanno sempre cercato di rinnovare, questo dall'antica storia fino ai nostri giorni. È per questo che diventa importante anche l'arte contemporanea. È il percorso in continuità alla linea rossa che appunto ci lega alla storia, è quella linea rossa che ci fa ancora sorprendere e che ci dice che il pensiero umano, che l'evoluzione dell'uomo è in estrema continuità. Attraverso concretismo, spazialismo e neoconcretismo si visualizzano in mostra esperienze ancora più dirompenti. Valga per tutti l'esperienza di Spazio Mentale di Lucio Fontana, qui rappresentato da Arlecchino e da Due Sfere. Si svaria dal pop alla poesia visiva, dall'arte visuale all'arte povera, come il coltello di Cunellis, che punta ad introdurre nel lavoro dell'artista il dato fisico dell'esperienza della vita reale. Si tocca il minimalismo con la piramide di Saul Lewitt. Il post-concettuale con Claudio Parmigiani. Imitare uno stile dei secoli precedenti non ha mai portato le grandi novità. È rimanere appoggiati ad un punto, fermi, come dire, con un'ottica un po' conservatrice. Invece nel Novecento, in modo particolare l'arte e la scultura, hanno avuto grossi rivolgimenti, grossi sperimentazioni. È stato, come dire, il secolo che forse più di tutto ha rinnovato anche la parte
strumentale, la parte teorica, la parte materiale appunto dell'arte. E questa mostra, che è una mostra di piccole sculture, ma così di grande qualità, fa proprio un viaggio all'interno di quelle che sono state le esperienze dei maggiori e più importanti artisti e chiaramente anche dei più importanti scultori. È sicuramente un percorso affascinante, un percorso che dimostra appunto come sia stato un secolo breve, ma fondamentalmente molto intenso, dal rinnovamento del pensiero futurista, da quest'idea di arte nella vita, alla vita nell'arte, appunto, che permette di integrare quelli che sono i materiali, gli strumenti, le idee che tutti i giorni noi viviamo all'interno appunto del più affascinante percorso che l'uomo possa compiere, che è appunto quello del rinnovamento del linguaggio. Si incrociano rapidamente percorsi molto diversi tra loro, come I bronzetti di Henry Moore o La maternità di Fernando Botero. In omaggio alla città che ospita la mostra, la curatrice ha inoltre selezionato una nutrita schiera di artisti pistoiesi, naturalmente Marino Marini, ma anche Vivarelli, Barni, Agenore Fabbri e altri. Parte integrante della mostra sono i pannelli esplicativi redatti dalla curatrice, che sono capaci di restituire come a volo d'uccello il panorama dell'intero secolo. In questo modo la visita si può configurare come un interessante excursus che tocca in modo didattico, ovviamente per campionatura, tutti i passaggi significativi delle arti figurative del Novecento. La Fondazione ha, fino dall'inizio, ritenuto di includere fra gli interventi e gli obiettivi di attenzione il recupero del patrimonio artistico presente sul territorio in due sensi. Da un lato, attraverso interventi di restauro di opere d'arte di carattere architettonico, storico o costituito da arti visive. L'altro aspetto invece riguarda un interesse particolare a custodire la memoria dello sviluppo delle arti, soprattutto visive, soprattutto nel campo della pittura, ma non solo, dell'arte prodotta dal nostro territorio, cioè il contributo dei pistoiesi allo sviluppo delle arti visive nel corso dei secoli, ma in particolare nel corso del Novecento, dove in realtà la scuola pistoiese e in genere la produzione artistica dei pittori pistoiesi ha raggiunto livelli notevoli fino a caratterizzare, diciamo, soprattutto nel campo da un lato del futurismo e dall'altro dell'arte pop, una presenza particolarmente significativa. In questo modo noi riteniamo di svolgere un ruolo di particolare valore culturale, perché la memoria che si è sedimentata nel corso dei secoli sul contributo dei pistoiesi allo sviluppo delle arti è una parte importante delle nostre radici e della nostra storia come comunità pistoiese insediata su questa parte di mondo. L'insieme restituisce il senso di una collezione e il senso di un percorso che si snoda tra curiosità e riferimenti culturali, offrendo l'occasione di intrattenersi su nomi arcinoti o su sorprese stimolanti. Ci si imbatte in Modigliani, si gioisce nello scoprire Giacometti, ma ci si può soffermare sul minuscolo bronzo di Marx, come sull'altrettanto piccola Bagnese di Zadkine. Le sculture sono talvolta davvero piccole e i maestri sono realmente grandi.